Riscontrate da migliaia di intercettazioni telefoniche, collaboratori di giustizia. E come già sta? Tu stai qua e creatura l'hai portata a tua mamma. Stai buona a tua mamma. Lo sai? Ma ti hanno battuto. Oh, e perché non poteva essere? E lo saccio, a te non ti toccano. È stata una paura mia. Si sapeva come stava zitto. Hai ragione. Ale, me l'ha già tagliato. Hai ragione. Mi ha scusato. Sono stata dall'avvocato, ci ha già parlato. Ha detto che ti hanno dato il furto e pure la rapina. Però per fortuna è caduto il sequestro. No, non è caduto il sequestro. Oh, e che ne sai? A così ha detto l'avvocato. Ha detto, signore, non si preoccupi. Ho già fatto cadere il sequestro. Allora questa avvocata dice, non so che stronzate. Hai ragione. In doce se l'ha fatto cadere o sequestro. Ma chi è scacca svaga? Svaga e ciò dico. Ci dico, avvocato, ha detto così mio marito, ma sta drummen. Il sequestro sta ancora scritto in coppo mandato. Ma voi a chi volete pigliare per culo, avvocato? Non ti preoccupare. Ma che esca a casa va? Ci va che ciò di. Non ti preoccupare. State buono. Ci veniamo mercoledì. State buono. Avvocato, ma voi ce l'avete spiegato al giudice? Ma il giudice non lo vuole capire. Se l'aveva fatto il reato, a voi ve lo diceva, avvocato. Se non lo dice a voi, quella chi lo deve dire?
Voi siete l'avvocato della famiglia. Voi siete la famiglia. Perché no? Ha già sbagliato a parlare. No, volevo dire che voi lo difendete a guadagnare Piccirill. E prima avete difeso il padre e prima ancora buonanimo lo nonno. Questo volevo dire, lo conoscete da tanto tempo. Avvocà, ma scim? No, ancora non scim. Allora sa da cantare tutto quanto. Non scherzate, avvocà, non ridete, non state voi al posto suo. Non è colpevole, se era colpevole mi stava bene, ma non è colpevole. Ha cantato? E chi ha cantato? Chi lo piega un famone? E chi ho deciso? Avvocà, a parola mi... Contra parola sua, è perché l'ha detto e Gesù si è sbagliato. Avvocato, detto così mio marito, voglio il confronto, la libertà provvisoria. O giudice o confronto o brecca, avvocato mi sento tutto andrunato, ma io sento a chi? O giudice o confronto o brecco, pacco, piegare e creatura, mamma, gli arresti in casa, o confronto, colloquio, sequestro, avvocato. Senza offesa. Iata zappa. E come già sta? Tu stai qua? Ha detto l'avvocato, signora, un poco di pazienza. Deve fare uno sfogo di legge. Lo guardano. Guardano proprio a me, oi, sto bella assai. Con Raffaele e con Sordo, con chi ha già venuto? Siamo partite tre, siamo arrivate quattro, stiamo qua a bacere quattro e mezza. Mo sono che l'undici e ci hanno fatto sali proprio colloquio. A roppa colloquio. A casa, ero già io. Oh, fermo. Levessi in mano. E chià, mi fa toccare la nervatura, lei. Guarda. Sì, signor. Ha già messo tutto coso in due pacche. A parmigiano, o salame, e camis e a tutto. No, signore, non si sono svato come quella da voto. A parmigiana sotto e a camisa coppa. Sì, signore. Oh, sì, guarda qua, va. T'ha portato a fare i quaderni. Guarda, guarda qua. Bella. A seconda. E a Nina a terza. Guarda, guarda come scrive bella a Nina. Va. Guarda qua, sono stato bravo a scuola, no no, sono stato bravo. Siete qua, chi lo scurnacchiato lo preside fa vicino a me, signora il sorteggio, si devono sorteggiare i bambini per fare le classi, non ve li posso mettere tutti quanti insieme, i figli vostri con i fratelli, i cugini, i parenti e tutti i vostri vicini, ci vuole il sorteggio. E perché non potremmo stare tutti quanti insieme, c'è?
I bambini si devono confrontare anche con gli altri bambini di ambienti diversi. Ci vuole il sorteggio. E che dici tu? Sta mezz'orecchio. O sorteggio. Gabito faccio sorteggio. Eh già, a chi è figliastra? Chi è raccomandata fa quello che vuoi, sei figlio miei. Io già avrei tutto quelli mamma per te, tutto quelli signore per bene, che si pigliano ammazzate, sotto portone della scuola per far restare i figli loro tutti quanti insieme. E i figli miei hanno sta sparpagliata chi a ca e chi a là. No signore, che re, i figli miei non sono figli di nessuno. Che re, non sono figli di nessuno. Solo perché ho padre, sta carcerata da 4 anni e i figli suoi non è vero mai. No, perché non è povere, perché non è povere. E solo perché ho padre non ci sta. No, perché non ci può sta, perché non ci può sta. E solo perché io, a mamma, ha già partito ogni settimana e ha già venuto a fare i colloqui. E poi tengo tanti che lì cazze cosa fate, non te voglio ricere perché non so cazzare tuoi, va po'. Solo per questo, le figlie mie sono figlie di nessuno. Allora tu, perché sono figli di nessuno, li metti dove vuoi tu, arrorisci tu. Tu qua, tu là, tu alla sezione A, A, B, A, F. Preside, si non piegano. Ma ci fate sentire, sono stata brava. Mo ci hanno dato una sezione apposta solo per noi. La sezione R-Bis. Mo e creature nostre stanno tutte quante insieme. Stanno solo loro e non scenate più. Sono stata brava, ma ci ho fatto sentire. Ma ci ho fatto sentire e ha già vinciuto. Territorio atavicamente degradato e controllato dalla criminalità. La procura distrettuale ha coordinato il paziente lavoro degli uomini della DIA che hanno fatto irruzione in una località denominata O Ristorante nel territorio di Castelbuono con l'ausilio di unità cinofile e l'intervento del reparto elicotteristico dei carabinieri. All'alba di questa mattina è scattata l'operazione Cavalleria Rusticana, decine gli arresti. Migliaia di intercettazioni telefoniche, ambientali, interrogatori, pedinamenti, escursioni di testimoni informati sui fatti, collaboratori di... Ma che tiene l'occhio? Stai tutto indurzato. Caoi! La fotografia? Ma tu sei scemo, mi metti scorno, ma quale fotografia? Va bene, ah, poi te la porto a vedere. Con? Si minuto battesimo lo figlio di Antoniuccio. Con Raffaele e con sordo, con chi aveva lì? Siamo partiti i giorni e ce ne siamo tornati notte. Come si stava? Tu non ci stai. Ci stava gente, ma no assai. 300-400. Com'era il ristorante? Tu non ci stivi. Mo ristorante, mo ristorante era bella. Chi ne luce, non sa chi lampadine, lampadine da qua, lampadine da là e cristalliere all'inglese che facevano le geste e geste. Lampadario che ricchina, a torte che fontana e 7 nani in 2 giardini. Mamma, te scrotolo, ghisolo, non mi ricordo mai tutto i nomi. Olione rindagabbio, ro, ro, facevo paura. E tutti quanti invece dicevano, no, no, non ti preoccupare, è buona, è buona. Poi c'è stato un fotografo zuop che tirava un filmino. E poi le cuffiette rozzucchine d'oro, vambate fuoco in cielo. E poi all'improvviso abbiamo visto venire da lontano o cantando un coppo cavallo.
Ma no, assai. A me poi non mi piace niente che sta roba. Che m'ha mangiato? Allora, spaghetti a vongolo, maccheroni lardiati, pasta e cucozzi, pasta e fasulo, piegare che patano, piscica ventresca, crocktail di gamberi, sfugliatelle e friariello, buccugine e zambelione, sfugliatelle e pufaruole, bombe maratone, ca crema, crocktail di frutta ammiscata, pane, crisino, crackers. E che stai? A così. Senza manco caffè. No, no, no signore, l'abbiamo chiesto. Cameriere, si può avere il caffè? No. O capo cameriere con una faccia, ricetta, no. E per non fare questioni, ce ne siamo tornati a casa. Che ma fa? E disse, è morto Mario Merola. Mi è dispiaciuto assai. Peggio che si muoveva un parente romano. Come? Era vecchia. Era assai vecchia. Hai ragione, hai ragione. Era peggio si muoveva Gigi D'Alessio. Non te ne fotto niente, chi muoveva, muoveva. Tanto tu stai cadente. Hai ragione. Mi ha scusato. Assai. Assai, assai. Lei, leva sti mani. Ci guarda. Annanzi a tutto quanto. Grazie per averci aspettato.